Welcome, io sono Pierre e come hai visto dalle immagini di prima, questa mattina sono andato subito nell'appartamento perché tanto facendo freddo dovrei stare qua a... Intanto c'è Will che si scrolla, dovrei star qua a non far niente. Qua ci sono i ragazzi, siamo appena arrivati dal giro. E stavo dicendo, questa mattina sono andato nell'appartamento, ho ritagliato parte lì del silicone, ho fatto il foro un po' più grande, come hai visto, l'ho dato, è comunque duro, c'è niente da fare. Ne è uscito un po' di più, sono riuscito a darlo meglio, però con il foro più grande praticamente lo spalmavo un po' dappertutto. Va già bene che comunque la spatolina sembra che sia riuscita a fare un buon lavoro. Subito dopo ho messo i fogli di giornale sul pavimento del soggiorno e ho dato un po' di antimuffa. Prima ho passato l'aspirapolvere perché c'erano un pochino di ragni dappertutto. E poi, che come hai visto, è venuto giù anche un pochino di bianco sopra il cassettone della tapparella. Però ho preferito aspirarlo perché poi dandoci il bianco nuovo, quello sopra, sicuramente si sarebbe scrostato tutto, quindi tanto vale. E poi ho dato la soluzione con l'antimuffa nell'angolo, principalmente nell'angolo alto vicino al cassettone della tapparella, perché comunque c'era un pochino di muffa, iniziava a essere un po' quel grigiastro nero, quindi ho preferito prevenire. Adesso è praticamente l'una. Come hai visto, poi uscito dall'appartamento ho portato il ragazzo e ho portato da mangiare alle anatre perché mi sono dimenticato ieri. Oggi è lunedì, io di solito il sabato cucino, la domenica porto gli avanzi. Ieri mi sono dimenticato. E mi sono dimenticato di un'altra cosa, di tirare fuori dal forno la torta salata che ho preparato, che adesso ti faccio vedere. Praticamente sabato l'ho preparata, l'ho messa in forno e essendo una delle ultime cose che ho messo, il resto era pronto, avevo già assemblato tutto, dovevo iniziare a pulire, ho detto vabbè, la lascio lì mentre io finisco di lavare i piatti e pulire la cucina, quella cuoce. Finito di fare i vari lavori. Ho controllato, era pronta, ho spento il forno e l'ho lasciata lì col forno un po' aperto. Poi non so perché, quando sono arrivata a casa, perché ho portato i ragazzi, quando sono arrivata a casa, invece di tirarla fuori dal forno, chiudere il forno e controllare se era fredda, la potevo mettere in frigo, altrimenti lasciarla un po' fuori che raffreddasse, io ho chiuso il forno. E basta, convinto di averla già tolta. E invece era ancora in forno. Quindi è da sabato praticamente sì, pomeriggio che è in forno. Oggi è lunedì. Cioè, non è bruciata, non è rinsecchita. Fortunatamente è rimasto soffice l'impasto. Questa qua in pratica è la pasta sfoglia, quella integrale, quella che hai visto nell'ultimo svuota la spesa. E ho fatto il ripieno semplicemente con ricotta e spinaci, che ricotta ho usato quella che hai visto nell'ultimo svuota la spesa, e spinaci li avevo già in freezer, ne ho messi forse 6 cubetti. E poi ho messo una confezione di pancetta, quella che avevo preso già da MD, sì, dovrebbe essere l'ultima che avevo preso. Una confezione intendo una vaschettina, perché sai che le vendono doppio, ho messo solo una vaschettina, difatti è solo sopra, così, tanto per. Essendo una colazione la mangerò poi in settimana e ti dirò com'è. Comunque adesso sicuramente raffreddata, la posso mettere in frigo, la tolgo dallo stampo e la metto in frigo. E poi l'altra novità è che ho il termosifone della cucina dell'appartamento che perde. Sono arrivato questa mattina, difatti adesso ti lascio le immagini. Sono arrivato questa mattina e ho visto un laghetto per terra e l'attacco quello in alto con la goccina. Quindi ho asciugato
e ho detto, beh, perde, devo chiuderlo, non lo so, perché non avevo idea se perdeva perché era rotto o quant'altro. Molto probabilmente ha iniziato a perdere perché ieri, se ti ricordi, mentre stavo parlando, all'improvviso la caldaia si è accesa. Cioè si è accesa, è iniziato a fare il ticchettio per accendersi, ma non essendoci il gas non si poteva accendere. Si è iniziata ad accendere solamente perché ho dato corrente, perché l'interruttore, che porta corrente, cioè che dà corrente, la dà sia la caldaia che la cappa. Quindi dando corrente mi partono tutte e due. E mi ero dimenticato di toglierla, cosa che poi ho fatto, però molto probabilmente cercando di partire la caldaia si è riempito l'impianto dei termosifoni, si sono riempiti d'acqua e quindi ha iniziato a perdere. Ho controllato, è l'unico termosifone che perde. Da una parte un bene perché almeno c'è solo quello, dall'altra un male perché proprio quello, cioè perdessero gli altri. Pazienza, quello lì della cucina mi perde sulle mattonelle adesive che già stanno lì per misericordia. Quindi ho fasciato la prima cosa, tanto da tamponare, poi ho cercato di chiudere la valvola lì sopra. Sembra che sia riuscito a chiuderla, però poi sono andato via, quindi non lo so se perde ancora o no. In compenso, io pensavo che perdesse solo quella sopra, invece perde anche quella sotto. Quella sotto perde proprio dagli attacchi, arrivano i tubi dal pavimento, perde da quei due bulloni che ci sono lì sotto. Ho provato con le pinze a pappagallo, ma proprio non riesco a fare forza, cioè non riesco a girare nulla. E quindi ho messo un panno in microfibra tutto intorno a mo' di pannolino. Vedo quanto continua a perdere. Poi, molto probabilmente, quando verranno a farmi il collaudo della caldaia, chiederò prima che vengano, chiederò se possono anche controllarmi quello, perché avevo intenzione anche di farmi fare il collegamento del gas al piano cottura, però è troppo in là. Quindi, molto probabilmente, magari mi arrangio per quello, però il termosifone non riesco. Cioè, io ho provato a chiuderlo. Poi devo vedere comunque se anche quella sopra tiene, perché se non tiene vuol dire che è da cambiare tutto. Sembra però che il termosifone non sia bucato, quindi già quello. In compenso, hai visto che appunto sistemavo il soggiorno perché volevo dare il bianco oggi, ma non so se riuscirò, perché tra che l'una ho detto mangio e vado. Ma mi ha chiamato la proprietaria perché oggi pomeriggio passo un attimo, perché non ricordo se, chissà se te l'ho detto, che la finestra del bagno nella cornice, in tutte le finestre comunque, nella cornice esterna ci sono, praticamente dal davanzale, qua ci sono due tappini. In quella del bagno mi manca un tappino. Non l'ho trovato, quindi io l'ho detto alla proprietaria e si è fatta dare, mi ha detto i tappini, quindi vuol dire che se ne è fatti dare di più, fortunatamente, perché almeno ho anche il cambio. E passa oggi 15, 15, 15, roba del 15, tra le 15 e le 15:30. E un pochino mi spezza la giornata, contando che per le 18, 18:30 devo essere di nuovo a casa perché poi loro vogliono mangiare, cioè devo fare la doccia e vogliono uscire a mangiare. Vedrò cosa riesco a fare. E ti dico già che però, a prescindere, quando arriverò dall'appartamento, assaggeremo le merendine, quelle che ho preso da Lidl. Facciamo quell'assaggio lì. Eccomi, allora, prima non te l'ho detto che ho la felpa bianca piena di peli neri, ma solo chi ha dei cani neri e mette le felpe bianche oppure ha dei cani bianchi e mette le felpe nere può capire. Ho passato quel rullo che ha i fogli appiccicosi, ma tanto non cambia. Comunque sia, ho controllato il termosifone. Allora, questo qua l'ho tirato e non perde più. In compenso sono arrivato, sgocciolava questo qua di fianco e l'ho appena tirato, sembra che non perda, speriamo. Mentre la parte qua sotto, come vedi, ho fatto tipo pannolino e praticamente perde, difatti è bagnato questo panno, perde tutto da qua, da questi attacchi qua e oltretutto da entrambi, almeno mi sembra che perdano entrambi.
E qua non mi sembra, qua dietro neanche, mi sembra proprio da qua sotto, qua neanche, però si sta scrostando tutto e adesso sì, lascio momentaneamente così perché non saprei come altro fare per non fargli allagare tutto. In compenso devo poi ripassare la aspirapolvere perché guarda che macello. Invece, una cosa che non perde è il bidet. Ho controllato stamattina, non perde più. Questo invece, adesso è aperto al contrario, ma vabbè, è l'asse del water che ho acquistato da Brico, non l'ultima volta, ma la volta prima che sono andato, che giustamente, te ne ho parlato nel vlog dell'altro ieri, mi sembra, però non l'ho fatto vedere. Perché l'ho provato proprio rapido e adesso non lo provo, però ti faccio vedere che è simile a quello di Lidl, riesco a tirarlo fuori, è solo che quello di Lidl era sotto qua degli appoggi, ok? Che poi l'ho chiamato asse di nuovo, in realtà è il sedile, vabbè. Dagli appoggi lì sotto è tutto pieno, difatti è più pesante, vedi che è tutto spesso. Mi scivola con la sinistra. Gli attacchi, non so se si vedono, ma in pratica queste L qua si infilano nel lato. Qua sotto c'ha i perni, che non so se si capisce dal sacchetto, un pochino sì, ok, che lungo quel foro si spostano, praticamente fanno avanti e indietro e anche il cerchio qua, che poi verrà a coprire tutto, si muove, quindi è molto più adattabile, cioè è proprio universale, va su qualsiasi WC e anche la dimensione sembra corretta. Poi una volta montato vedrò se va bene o no. Io spero di sì perché comunque l'avevo pagato, ho 22 qualcosa, 27 qualcosa, non ricordo. Mi pare 27 perché mi sembra che avevo detto caspita 30 euro, però è garantito 3 anni, è bello spesso, perché sono sincero, quelli che fanno adesso vuoti sotto, non so perché, ma non mi convincono tanto, nel senso so che sono resistenti, però da pulire non mi convincono. Invece questo qua, essendo tutto pieno, mi sembra un po' più pratico. Poi magari mi sbaglio, sono le mie fissazioni che ho. Adesso tra un po' arriverà la proprietaria, quindi cosa faremo? Boh. Come hai visto, ho ritoccato con il bianco la parte qua sopra della cucina. Poi ho dato anche qualche ritocco intorno alla porta finestra, ma anche nelle altre stanze ho sistemato un pochino i vari difetti che c'erano, principalmente appunto intorno alle finestre, perché molto probabilmente quando l'hanno sostituito hanno dato qualche colpo. Tranne in bagno, che stranamente no, non c'erano problemi, ma ho ritoccato comunque sopra dove sono state aggiunte le mattonelle, proprio il bordino lì, perché c'era qualche leggera macchietta, ma nulla di che. E adesso siamo in bagno perché è passata la proprietaria a lasciarmi i tappini qua della finestra, non so come si chiamano. Adesso vediamo di metterlo. Come hai visto l'ho messo semplicissimo, adesso ne ho ancora tre perché gliene ha dati quattro fortunatamente. Ho una seconda novità, noti qualcosa di diverso? Mi sono accorto che ho questo tubo qua da questo attacco che perde, vedi la goccia che cola giù, sgocciola poco 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 poco, ma scocciola. Me ne sono accorto perché quando sono arrivato da casa, prima che ero andato un attimo a prendere il caricabatterie, praticamente ho ritoccato, sono uscito perché avevo l'appuntamento con la proprietaria dell'alloggio qua, poi sono andato a casa a prendere il caricabatterie e sono tornato qua. Quando sono tornato, ho notato un alone, in pratica, una macchia un po' più scura lì sul lavello. E ho pensato, ma sarà un'ombra? Poi ho detto no. Ho toccato e era bagnato. E io sì che stamattina ho dato un colpo solo al top,
perché comunque ieri trafficando che ero un po' impolverato, c'era qualche briciola, come fa a esserci acqua che tra l'altro il miscelatore non è neanche ancora collegato? Io l'acqua l'ho presa dal bagno. Guardo subito perché dico è sotto la caldaia, appena tocco quel tubo lì perché era in corrispondenza del laghetto, ho sentito che scoccia. Quindi oltre a sgocciolarmi il termosifone, mi sgocciola anche la caldaia. Dunque, molto probabilmente, adesso io non ho ben idea di chi provare a contattare, cioè avrei in mente una persona ma la conosco e no. Mia mamma contatta un'altra agenzia, mettiamola così, per vedere se può venire un addetto, qualcuno. Prima del 18 di novembre, perché non posso tenermi le cose che perdono, perché perde poco, però perde. Anche qua, ad esempio, la caldaia perde molto meno del termosifone, però perde. E comunque se ho bisogno del collaudo, perché se no non la posso usare. E oggi è il 18 ottobre, vengono tra un mese. Rimanere un mese così non è ottimo, anche perché poi magari se il termosifone inizia a perdermi di più, quelle mattonelle lì faccio prima a buttarle via e ne devo comprare delle altre perché non ne ho. Quindi, che tra l'altro ho guardato l'altra volta e ti ho detto 30-35 euro. In realtà sono 14 euro qualcosa, quindi sono economiche. Contando che qua dovrei aver utilizzato. Allora, una parte è rimasta. Quindi penso che su per giù avrò utilizzato forse 3 pacchi, quindi siamo sui 45 euro, ho fatto il pagamento. Adesso, visto che sono tipo le 4 di pomeriggio, mi cambio e inizio a dar del bianco qua dentro. Allora, i bordi vari li ho finiti, quindi le intersezioni lassù, tutta la parte qua dei battiscopa, intorno alle prese, intorno alla porta, intorno alla finestra, ho fatto. Ho questo bellissimo effetto maculato qua dietro, anche un po' di qua meno, perché soprattutto in questa zona qua c'è un'enorme macchia. Anche perché praticamente oltre a fare tutte le bordature ho ritoccato anche tutte le zone dove usciva il lilla e dove c'erano macchie. Ho fatto ovviamente anche intorno al termosifone, quindi per oggi basta. Vado a casa, mi lavo e ci vediamo con le merendine. Rieccomi a casa, i ragazzi li ho sfamati, io mi sono fatto la doccia, questo qua è un maglioncino già tipo di lana e cashmere perché ho freddo. Amo il colore, non mi piace troppo sta bordatura, infatti lo metto in casa e va bene. Allora, sono qua già con le merendine. Se ho un coltello in mano, perché almeno la taglio, ti faccio vedere bene dentro. E, ho il telefono scarico, quindi devo far rapido. Ho deciso di mettermi un po' più spostato perché qua ti metterò la foto, sperando di trovarla, ma dovrei, la foto della confezione delle merendine che ho acquistato. Che hai visto nell'ultimo svuota la spesa, perché il problema è che ho buttato via la scatola, in pratica la confezione, e ho tenuto solo giusto la plastica per farti vedere, ma è rotta e non è molto bella da vedere. Quindi se trovo una foto te la metto qua, che così è molto più carino da vedersi. Comunque sia, sono le orancioc farcite all'arancia. Senza olio di palma, io ti ho detto che sono stile fiesta, però non è proprio così, diciamo che è lo stile fiesta più adatto ai bambini, perché come gusto lo ricorda molto, a me difatti piacciono queste qua, ne ho avanzate ancora due, che uno ho appena aperto e l'altra questa qua. Nella confezione ce ne sono 10, mi pare, ce ne sono 10. Appena apri la confezione c'è questo odore di arancia che è davvero buonissimo, invitante. La glassatura comunque è ben fatta, ricorda proprio quella delle Fiesta. L'unica differenza è che questa qua contiene
l'arancia, ora non ricordo, dovrebbe contenere il succo, vediamo. Allora, come primo ingrediente c'è lo zucchero, quindi diciamo che non è salutare. Però poi contiene i grassi vegetali di cocco, girasole e burro di cacao, quindi già hanno cercato poi di utilizzare tutti gli ingredienti un po' più sani, soprattutto contengono uova di galline allevate a terra. Ci sono le arance candite, il succo di arancia e basta. Parte arancia, sì, mi sembra solo quella. Adesso sto leggendo un po'. Qua ad esempio c'è la lecitina di soia, però non la sento. Molto probabilmente, essendo praticamente in fondo alla lista, ne mettono pochissima. Però sì, diciamo che nell'insieme non è proprio il top. Adesso ti faccio vedere come dentro, comunque sia rispetto alla Fiesta, quella originale, questa qua non ha il liquore, dovrebbe esserci il liquore all'arancia, qualcosa del genere, che per la carità dà quel qualcosa in più alla Fiesta, però fortunatamente non c'è, quindi anche un po' più adatta ai bambini questa merendina. Adesso non so quanto rende, ma internamente sembra la Fiesta. Ha solo, per come me la ricordo io, la glassa esterna è più fine, quindi ce n'è meno, però è comunque sia buono. L'interno è bello umido, si scioglie in bocca. La grandezza dovrebbe essere pressoché uguale, io ora proprio non le ricordo perché le mangiavo quando ero piccolo, perché sì, io mangiavo anche quelle. Tutto ciò che era dolce io lo mangiavo a prescindere e mi piacevano un sacco. Questa qua ho mangiato il pezzettino che ho tagliato. Appena la mangi, sembra proprio la Fiesta, ti lascia anche poi quel retrogusto, sembra quasi liquoroso, ma in realtà non ce n'è di liquore, quindi lascio un po' quel pizzichino che è proprio dovuto all'arancia ed è buono nell'insieme, si scioglie proprio in bocca. Sono prodotti che mi stanno piacendo questi qua. Ovviamente fatti in casa sarebbero un'altra cosa. Spero poi un giorno di riuscire a provarli a fare a casa, che così almeno si risparmia anche e si mangia un pochino più sano. Al momento io te le consiglio, perché costano anche molto meno rispetto a quelle di marca e secondo me sono più adatte ai bambini, perché il liquore, cioè le Fiesta che hanno il liquore sono un po' più delle merendine da adulto. Poi io in primis le ho sempre mangiate e le mangiavo più in autonomia, diciamo più quando ero alle medie, quindi decidevo io cosa comprarmi e le mangiavo io, quindi non è che era mia mamma che mi dava l'alcol. Però contando che io sono un pochino fuori dal comune, nel senso che io quando mangio il dolce ne mangio proprio tanto e cedo. Vedi, questo pacchetto è durato diciamo 2 giorni? E proprio perché mi sono trattenuto. Io normalmente un pacchetto di merendine lo mangiavo a volta, cioè io qualsiasi cosa lo mangio a volta. Quindi le Fiesta, diciamo che se ne dovessi mangiare adesso, poi sarei ciucco. Nel senso, reggo l'alcol, però se dovessi fare tipo qualche test risulterei ciucco e non va bene. Questo prodotto qua, l'Oranchoc, come la chiamano? L'Oranchoc farcite all'arancia della Nastress. Secondo me è Nastress. Sarà francese, perché Nastrecce suona un po' strano. Sarà Nastress? Non lo so. Se lo sai, fammelo sapere qua sotto nei commenti. Comunque, al momento i vari prodotti che sto provando di questo marchio di Lidl mi piacciono e quindi li consiglio. Se questo vlog ti è piaciuto, lasciami un like. Se hai qualche consiglio da darmi in merito a queste merendine, ma soprattutto all'appartamento, scrivimelo qua sotto nei commenti, che mi saresti davvero tanto d'aiuto.
Saluto tutti e tutti, tutte i nuovi, le nuove iscritti, iscritte. Non so mai come raggrupparvi tutti insieme, quindi preferisco comunque sia suddividere, perché è giusto così. Siamo quasi a 100 e non saprei neanche io se usarlo come traguardo o no. Cioè, co come più che traguardo, prima tappa di un'infinità di tappe, spero. Non so, fatemi sapere se per i 100 cioè volete qualcosa di particolare, o se no vedo io se riesco a inventarmi qualcosa. Vediamo un attimo. E nient'altro. Se non sei ancora iscritta, iscriviti al canale, attiva la campanella di notifica per non perderti le mie prossime pubblicazioni, che sono tutti i giorni a mezzogiorno. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bye!